Prima giornata abruzzese per il ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini, che è arrivato nella nostra regione per la campagna elettorale a sostegno del candidato presidente del centrodestra Marco Marsiglio. Nel pomeriggio ha presieduto in prefettura Pescara il comitato di ordine e sicurezza pubblica, con la successiva conferenza stampa in cui ha fatto anche il punto della situazione nel capoluogo adriatico ed in provincia. Con l'anno nuovo dal Ministero arriveranno 900.000 euro per il sistema di videosorveglianza in città. Sono arrivati finanziamenti per scuole sicure, perché a Pescara, come in altre realtà italiane, a questo mi dedicherò con particolare attenzione, c'è l'allarmante dilagare del fenomeno della droga. Affronteremo insieme alcuni problemi ancora in via di soluzione. Pescara, lo sgombero delle case popolari occupate abusivamente. Vedremo di aumentare il numero e la qualità degli sgomberi. Presenza spesso e volentieri al di fuori di ogni regola, di ogni rispetto della legalità da parte dei Rom a Pescara e provincia sarà da me e dal mio ministero particolarmente attenzionata. E dal punto di vista dell'immigrazione, la riduzione degli sbarchi ha portato a una riduzione della pressione dei richiedenti asilo a Pescara in provincia. Sono rimasti 606 richiedenti asilo, e conto che il 2019 abbia gli stessi numeri positivi di decremento. Dal punto di vista dell'ordine pubblico è una bella realtà che lavoreremo perché sia ancora migliore nel 2019. Sempre nel pomeriggio a Pescara, presso la sede della prefettura, il ministro Salvini ha incontrato i parenti delle vittime di Rigopiano a pochi giorni dai nuovi interrogatori che si terranno la prossima settimana in procura. E penso che dopo due anni, al di là delle vicende processuali ovviamente che non competono al ministro degli interni, mi farò carico di riuscire, senza fare promesse prima del tempo, però a garantire i diritti agli orfani e alle famiglie che hanno perso le 29 persone nella tragedia di ormai quasi due anni fa, e quindi conto entro una decina di giorni saper dare ai familiari risposte concrete e non le sole pacche sulle spalle che hanno ricevuto in questi due anni. Allora, noi chiediamo semplicemente una cosa: che venga applicata la legge Viareggio, ex Linate, anche estesa anche a noi di Rigopiano. È importante questo. Cosa abbiamo chiesto? Tante cose abbiamo chiesto. Le risposte non ci sono state date, giustamente, come da persone serie, non si vanno date subito. Però ci siamo dati tempo, una settimana, per poter riflettere e poter darci delle risposte. Essere abbandonati da uno Stato che è colpevole, una parte delle istituzioni sono colpevoli, no? È qualcosa di indescrivibile. Fino al ritrovamento dei nostri cari siamo stati assistiti. Dopo ci hanno detto: ecco là i vostri corpi, andate a prendere e portateli a casa. Arrivati a casa troviamo là davanti il picchetto d'onore con la corona dei fiori. Questo è stato l'ultimo intervento dello Stato. Da allora mai più. Siamo andati alla Mattarella, siamo andati da Gentiloni. Vi faremo sapere. Sono passati circa un anno da quell'incontro. Non ci ha fatto sapere nulla nessuno. Quindi sperate in una settimana? Sì, no, speriamo in questa settimana. In mattinata il ministro degli interni aveva partecipato a Chieti ad un incontro pubblico con i cittadini. Proprio a Chieti questa mattina il ministro degli interni aveva detto la sua sulla votazione che ci sarà proprio per le regionali in Abruzzo nel mese di febbraio, nel periodo più freddo dell'anno. Ascoltiamo cosa ha detto il ministro. Non si potevano accorpare le elezioni? No. No, non può essere il governo a decidere, però ripeto, con la neve, col ghiaccio, col sole o col freddo, io penso che gli abruzzesi voteranno in tanti per cambiare la pessima gestione di una regione stupenda, e io ci sarò. E infine c'è stato l'endorsement del ministro Salvini per Marco Marsiglio, ritenuto anche dal responsabile degli interni il candidato migliore per il centrodestra. Significa una grande spinta per questa vittoria. Salvini è oggi il leader della coalizione di centrodestra, guida il partito che ha maggiore consenso elettorale, e quindi il suo impegno, ancora prima di presentare le liste, è un impegno di serietà, di voglia di vincere. Questo non può che farci piacere e generare molto ottimismo per questa campagna elettorale.